Proprio in questi giorni ho presentato un'interrogazione urgente che verrà discussa martedì in Consiglio regionale, dove chiedo una corsia prioritaria per le vaccinazioni, sia per quanto riguarda i disabili, sia per chi li assiste e le loro famiglie. Ricordo che le persone disabili sono sicuramente le categorie più fragili, più esposte al rischio del contagio. Per diversi motivi, innanzitutto perché molte volte, molto spesso fanno difficoltà ad usare i dispositivi e l'altra perché fanno difficoltà anche a rispettare quelle che sono le regole del distanziamento. E quando parliamo di disabili io mi riferisco a persone che hanno comunque non autosufficienti, che hanno necessità di un supporto, persone ad esempio colpite dallo spettro autistico, intellettive, sensoriali, con problematiche comportamentali, quindi tutti quei soggetti che per la natura del loro problema non riescono appunto a rispettare le regole come può fare chiunque di noi. L'estensione, la priorità non è solamente rivolta direttamente a loro, quella che chiedo, ma è anche ovviamente a chi le assiste e le loro famiglie, perché ovviamente si tratta di persone che svolgono una vita sociale, quindi che contattano, vengono in contatto con tante altre persone e quindi possono essere colpite anche loro, anche magari all'esterno, dal Covid, ed è quindi la necessità di vaccinare anche chi gli sta a fianco per garantire appunto una maggior sicurezza del disabile stesso. In queste settimane devo dire che le associazioni a cui fanno riferimento questi soggetti, queste persone, si sono date da fare, hanno sollecitato questa cosa e mi auguro che venga presa in considerazione. La norma oggi, il piano vaccinale, prevede che questo tipo di persone vengano vaccinate durante la seconda fase che durerà mesi ma che deve ancora incominciare. Quindi quello che chiedo nell'interrogazione è di inserire la vaccinazione di tutti questi soggetti o al termine della prima fase o se dovesse essere nella seconda fase che venga fatto all'inizio della seconda fase. È un segnale di civiltà, una cosa che dobbiamo sicuramente a tante persone, a tanti disabili che come tutti noi sono stati colpiti e molti di loro non ce l'hanno fatta.